ben trovati e un saluto a tutti. Questa sera voglio parlarvi delle casse acustiche. Allora, noi sappiamo che eh, un amplificatore audio adesso è accessibile a un costo irrisorio. Oh, e lo spettro di amplificazione dell'udibile eh, va da 20 Hz a 20.000 Hz. Naturalmente l'orecchio umano non riesce a percepire fino a 20.000 Hz. E, normalmente un orecchio ben funzionante di un giovane arriva fino a 16.000 Hz circa. Bene. Ma eh, poi le frequenze molto basse, nemmeno quelle riusciamo a percepirle. Il ehm, nocciolo di tutta eh, questa argomentazione che cercheremo in modo eh, chiaro eh, di eh, rendere eh, più facile a tutti, è, è, è questo Allora, noi dobbiamo riprodurre uno spettro che va. Da 20, da 20 Hz scusatemi, fino a 20.000 Hz, sappiamo però che l'orecchio non arriva né alle frequenze bassissime né eh, tantomeno a quelle altissime. Allora, se eh, diciamo qui in mezzo c'è tutta una banda di frequenze. Allora, se io prendo questo, allora. Una cassa acustica non è in grado, e sappiamo che ehm, il, la cassa acustica è tutto, è quella che costa più di tutti. Se è fatta bene, ma noi possiamo anche eh, autocostruirla. E, se è fatta bene, costa molto di più di, eh, dell'amplificatore che noi eh, abbiamo perché insomma la tecnica eh, si è evoluta. Morale della favola, eh, molte, lo scopo di questo tutorial che io sto facendo eh, questa sera per voi è, è che molte persone che sono appassionate e realizz di per realizzarsi delle casse acustiche, provarle e così via, e che danno grande soddisfazione, eh, buttano la spugna perché allora chiaramente qui c'è un altoparlante grande, c'è un altoparlante medio e c'è un altoparlante piccolo: che significa? Significa che questo eh, grande eh, c'è un'inerzia per muovere la membrana. Sappiamo tutti che la membrana eh, va avanti e dietro, e quindi modula l'aria. E quindi noi percepiamo il suono. E quindi questo rientra nella categoria dei bassi perché è grande. Questo si chiama che in inglese, anche in italiano, ormai quello grande lo chiamiamo woofer, cioè lui riproduce delle frequenze basse. Perché, come capite, con uno non ce la faremo mai a coprire la banda da 20 Hz a 20.000 Hz, poi c'è quindi. Eh, poi andiamo a, a quello che eh, viene chiamato mid-range, e eh, che in pratica si fa tutta la banda eh, centrale. E andiamo poi alla fine al Twitter, il Twitter è in grado di oscillare eh, fino a oltre i 20.000 Hz. Certe volte se ne fa un altro. Un, un uso non propriamente cioè in pratica lì stiamo sulle le frequenze non udibili e magari qualcuno li usa per scacciare i topi e, o altre cose va bene, qui è un'infarinatura, allora teniamo presente che con un altoparlante non possiamo eh, arrivare a eh, coprire quella gamma che ho detto quindi bisogna metterci una tre. Questo due casse, una destra e una sinistra, si rimpianto naturalmente è stereo. Bene, però per fare questo eh, noi eh, dobbiamo mettere dei filtri. Io adesso non voglio entrare sul calcolo dei filtri, perché se interessa lo farò eh, un'altra volta, in un'altra puntata. Io quello che eh, vorrei... Che fosse chiaro ehm, come è fatto un filtro, il filtro ha questo aspetto qui: ci sono delle induttanze, dei condensatori, così via. Il noccio della questione è proprio questo: cioè i condensatori eh, si acquistano in commercio e il problema è risolto. L'altoparlante idem Quando si acquista un altoparlante, ehm, ci hanno un grafico che eh, ci mette a conoscenza eh, di quale frequenza può riprodurre allora io in ingresso non posso mandare eh, una frequenza perché potete eh, un... non posso mandare un'uscita di un amplificatore a questi tre perché eh, romperei eh, qualcosa allora eh, che si fa si ricorre a questi filtri che Ogni altoparlante al suo campo, cioè i bassi li riproduce, questo fino a qui. Si chiama crossover perché qui è la frequenza di incrocio. Allora lui riprodu, riproduce non da 20, da 100 Hz, ehm, 200, comincia a essere fino a 500 Hz. Qui subentra poi il midrange che arriva a 3 kHz. Twitter. Eh, va eh, fino a, a 20.000 e li supera pure. Quindi, come avete ben capito, qui io ho messo solo un filtro: eh, ogni altoparlante deve avere un filtro perché ognuno, perché questi filtri, come vedete qui quando scendono, vuol dire che la frequenza superiore, qui c'è una frequenza di incrocio. Quella superiore a 500 Hz eh, eh? sarà costretta a passare di qua fino a 3000 Hz. Vedete, qui c'è il massimo guadagno, invece qui non guadagna niente perché è un'attenuazione. Quando vedete che scende, è un'attenuazione. Allora, il problema è che, questa è una cosa dei filtri, qui ha tagliato. Ma e qui si vede benissimo. Molti eh, amici eh, buttano la spugna perché non sono in grado di calcolarsi queste induttanze. Allora, il problema è eh, online queste induttanze eh, ci sono tanti calcolatori online per calcolarsele. Però, eh, una volta calcolata eh, l'induttanza che il costruttore dice. Eh, perché l'induttanza si misura in R, ma micro R eh, si usano i sottomultipli o mili per esempio 10 mili e, e allora lì eh, il tizio si troverà, eh, diciamo, in difficoltà perché non saprà eh, come fare per costruire la bobina. Allora, ehm, ripeto ancora una volta, eh, il ehm, tutorial di questa sera è eh, finalizzato eh, a far calcolare il, ehm, il diametro del filo quanto deve essere lunga e la bobina e quindi sarà ehm, espressione di erri precisi quindi il compito ehm, adesso io vi faccio vedere come eh, si fa e poi, se, come al solito, se la materia interessa, lo possiamo approfondire. Io lo vedo se interessa delle visualizzazioni, non campo con le visualizzazioni, cioè mi interessa sviscerare un argomento quando eh, la gente eh, magari eh, ha interesse, se no eh, uno lo chiude, l'argomento, mettiamo la barzelletta. E fa facciamo prima benissimo. Eh, detto questo, eh, vediamo come si calcola, e tutto diventerà più semplice. Si calcola i, gli errori, i miliardi, eh, che sono eh, i sottomulti, cioè il valore di induttanza per capirci bene quanti, quanto filo dobbiamo avvolgere per fare eh, quell'induttanza richiesta eh, dal calcolo che abbiamo magari trovato. Sui calcolatori online, ecco quindi: questo adesso è quello che farò. Allora, amici, qua eh, ecco. Questo è il software. Queste sono le bobine che noi, noi facciamo a nostro e quindi eh, cominciamo qui a calcolarci le bobine. Facciamo con una con. Eh, la lunghezza pari al diametro bene, e scriveremo qui eh, dopo questo punto interrogativo scriveremo 1 enter valore dell'induttanza è quella che risulta eh, da, dai calcoli eh, già fatti precedentemente e, va bene, facciamo finta che abbiamo un valore di un valore 2 R perché qui è espresso in micro R, e il valore del diametro lo vogliamo è a nostra scelta 1 cm 1, e poi diamo ENTER no? e ci dirà che in totale ci vogliono 17 spire un filo di rame smaltato da 0,59 mm quindi questa è la Bibbia, dovete crederci perché questo è un software che ci ha dato la possibilità di calcolarlo. Bene, arrivati a questo punto, eh, l'argomento si eh, esaurisce qui, se eh, sarà di interesse eh, si interesserà eh, faremo... Eh, approfondiremo eh, l'argomento bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video